Buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è il 5 maggio 2023. Io sono appena tornata da scuola, sto tornando a casa. Adesso torniamo, mangiamo. E oggi pomeriggio c'è la mia festa di compleanno, che per chi non lo sapesse in realtà è stato il primo. Però lo festeggio oggi. Oggi è venerdì, quindi diciamo che possiamo rimanere anche un po' più tardi, perché domani non c'è scuola. Ciao amici, allora, come già vi avevo anticipato nelle clip di prima, oggi vi porto come in un get ready with me, più in un mini vlog del mio compleanno. Oggi è il 5 maggio, il compleanno l'ho fatto il primo, però lo festeggiamo oggi. Io, visto che sono logorroica, direi di non perderci in chiacchiere e iniziamo subito con questo vlog. La prima cosa che facciamo saranno le prove per i capelli, perché io ancora non so come farle e in questa cosa mi aiuterà Viola. Saluto! E niente, iniziamo subito. L'obiettivo è di fare qualcosa con le trecce. Sono le 16.56 e questo è il casino che c'è sul mio letto. Io adesso inizierò a prepararmi e niente. Ho solo 2 ore, quindi muoviamoci, perché alle 7 mi tocca uscire. Ovviamente la prima cosa che facciamo è quella di andare a fare skincare, quindi muoviamoci, andiamo sopra, saliamo e iniziamo a fare tutta la nostra skincare. Iniziamo per fare skincare e partiamo con il legarci i capelli e fare la diversione del viso. Ok amici, allora abbiamo finito di fare skincare, adesso passiamo al secondo step di questo video, ovvero alla parte makeup. Quindi siamo praticamente a 2/4, siamo a metà del get ready with me. Iniziamo a truccarci. Io in realtà non so ancora bene come mi devo truccare, quale trucco devo realizzare, quindi adesso mi metterò a sbirciare un po' su Pinterest. Ok, forse ho trovato il makeup che voglio realizzare, quindi iniziamo a farlo insieme. Ok amici, dato che ho paura che questo video duri troppo, direi che, visto che ho fatto la base, più o meno, vado a farmi il makeup e ci vediamo direttamente quando ho finito di truccarmi. Saluta! Ciao! Allora, io ho appena concluso il makeup, devo dire che mi piace. Bellissimo. Vero? Mi piace tanto. E adesso andiamo praticamente a fare i capelli. Mi fa lei, che è la mia parrucchiera di fiducia. Ho scoperto che so fare le trecce francesi. Vero, bravissima. Prima mi ha fatto un po' di prove, mi ha un po' sfruttata in realtà per fare le trecce alla francese. Guarda, sta qua. Che voleva 30 cose diverse. Volevo ogni cosa. No, che brutto. Questo no, questo no, questo no. Oh, ma che... Sono le 18.10, quindi abbiamo praticamente 40 minuti, no, di meno, 30 minuti per fare l'acconciatura. Devo anche vestirmi, scegliere le scarpe, la borsa, farmi le unghie dei piedi. E adesso quindi facciamo i capelli. Io volevo fare praticamente 2 trecce gelate e legate. Vabbè, adesso legate, sì. Adesso vi facciamo vedere e nel frattempo mi vesto. Ok amici, questo qua è il vestito. Praticamente cade questo dove stanno le ginocchia e poi scende. Vabbè, con i fantastici calzini. Mi piace un sacco, ha anche tutte le maniche, tipo dietro stanno così, bellissimo, lo amo. Il make-up ci sta veramente veramente bene. Adesso passiamo alla parte dei capelli, quindi allo step 3, e vi faccio vedere anche come escono. Amici, noi siamo in ascensore e io alla fine mi sono fatta le trecce, cioè me l'ha fatta lei, e poi mi sono messa le scarpe con la borsa. E niente, adesso praticamente sto andando sul lombare, perché mi aiuta a fare le foto la mia amica. E poi subito dopo praticamente arriveranno effettivamente tutti al ristorante. Mentre mi faccio le foto, Viola e papà vanno a prendere tutto quello che praticamente manca. Sistemiamo il tavolo. Quindi, no, il tavolo lo sistemiamo con voi, però mentre voi prendete le cose, mentre loro prendono le cose, cioè, vero, mentre io mi faccio le foto, loro prendono praticamente tutto quello che manca, quindi i palloni, le bombe e niente. Io sono super super emozionata, mi piace tantissimo tutto. Allora, come potete vedere, ho i capelli letteralmente disastrati. Sono circa le 2 di notte e però io sono super contenta. Come potete vedere, ho ancora il trucco, i capelli un po' così. Mi sono messa in pigiama. Vi lascerò nel frattempo qualche clip del mio compleanno, non so se già ve l'ho lasciata. Comunque, niente, sono stata veramente veramente contenta. È stato un bellissimo compleanno, l'ho passato con le persone a cui voglio più bene, quindi sono stata veramente veramente felice.
E dopo ci siamo fatti anche una piccola passeggiatina. Diciamo che siamo stati in una prima parte al ristorante, al pub. Ci siamo presi pizza e panini e abbiamo fatto praticamente la parte della torta dei regali. E poi siamo andati a farci un giretto. Sono tornata a casa, mi hanno accompagnato fortunatamente. E niente, adesso sono stanchissima, devo sistemare tutto il casino che c'è in camera mia, che non potete immaginare quanto sia grande. Detto ciò, grazie mille per aver guardato questo video, spero vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo.